Iniziamo con questa solenne celebrazione il triduo pasquale, cuore, centro e culmine dell'anno liturgico, della vita della Chiesa, della vita del cristiano. E vogliamo chiedere al Signore la grazia di poter vivere questi santi giorni con il desiderio forte, sincero, di poterlo incontrare, di poter fare esperienza di Lui e con Lui. E all'inizio di questa Santa Eucaristia ci riconosciamo tutti bisognosi della misericordia e del perdono di Dio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e
con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d'Egitto: questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il 10 di questo mese ciascuno si procura un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al vicino, il più prossimo alla sua casa, secondo il numero delle persone. Calcolerete come dovrà essere l'agnello, secondo quanto ciascuno può mangiarne. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno. Potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre, e lo conserverete fino al 14 di questo mese. Allora tutta l'assemblea della comunità di Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po' del suo sangue, lo porranno su due stipiti e sull'architrave delle case nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco. La mangeranno con azimi e con erbe amare. Ecco in qual modo lo mangerete: con i fiati cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano. Lo mangerete in fretta, è la Pasqua del Signore. In quella notte io passerò nella terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra d'Egitto, uomo o animale. Così farò giustizia di tutti gli dei dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sulle case, dove vi troverete, servirà da segno in vostro favore. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Non vi sarà tra voi flagello di sterminio, quando io colpirò la terra d'Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale. Lo celebrerete come festa del Signore. Di generazione in generazione lo celebrerete come un rito perenne. Parola di Dio. Diamo grazie a Dio. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi: fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: questo è il mio corpo, che è per voi. Fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Ogni volta, infatti, che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore, finché egli venga. Parola di Dio. Grazie a Dio.
prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Rispose Gesù: quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Gli disse Pietro: tu non mi laverai i piedi in eterno. Gesù rispose: se non ti laverò, non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro: Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Soggiunse Gesù: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse: non tutti siete puri. Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. Parola del Signore. Di scendere in profondità.
Certo ci viene più comodo accontentarci, no? Perché lo diciamo spesso anche così, accontentare, che si accontenta a goderci. Ma credo che il Signore non voglia questo da noi. Il Signore non vuole che ci accontentiamo, perché il Signore non vuole alcun contentino da noi. Ogni diamo il cuore, oppure non possiamo dirci cristiani. O scendiamo in profondità nel mistero che stiamo celebrando, oppure non possiamo dirci cristiani. O cerchiamo e ci sforziamo di seguire il Signore come ha fatto Maria sempre e soprattutto in questi giorni, oppure ecco, rischiamo di vivere questi giorni da spettatori, così come se stessimo vedendo uno spettacolo, e sarà così per stasera, sarà così poi per stanotte per la cerca, sarà così per domani per la processione delle Marette, sarà così per la veglia pasquale, eccetera. Un rituale sterile che non tocca, anzi non sfiora il nostro cuore. Noi non vogliamo essere di quelli che si accontentano, vogliamo essere di quelli che scendono in profondità, anche con lo stesso atteggiamento di Giuda. Giuda è sceso in profondità, non si è accontentato, è arrivato fino in fondo, è arrivato a dare quel bacio a Cristo. Giuda, con questo bacio, tradisce il figlio dell'uomo. Anche Giuda è andato in profondità. Ha scelto però una profondità che lo ha portato ad allontanarsi completamente da Dio, ma è stata la sua scelta. Anche Pietro ha fatto la sua scelta quella sera del Giovedì Santo, quando non per una, non per due, ma per ben tre volte ha avuto il coraggio di rinnegare Cristo qualche ora dopo aver cenato con Lui. Non conosco, non lo conosco. Anche qui è sceso in profondità, ha fatto la sua scelta. Però la differenza, ce lo spiegava il predicatore in questi giorni, è chiara. La differenza è che Pietro si è fatto toccare il cuore del Dio in tempo, ha fatto esperienza della misericordia di Gesù in tempo. Giuda invece ha deciso di fare altro. Ecco, cari fratelli e sorelle, vivere il triduo pasquale significa scendere in profondità, e per scendere in profondità dobbiamo scendere dai nostri piedistalli, dalle nostre certezze, dalle nostre sicurezze, da quello che pensiamo di sapere, da quello che ci fa stare bene, da quelle nostre sicurezze che non ci fanno smuovere di un millimetro dalle nostre posizioni. Scendere in profondità significa quello che ha fatto Dio quando celebriamo il mistero dell'incarnazione. Dio è sceso, si è incarnato, è sceso. Ecco, anche noi dobbiamo scendere in profondità per capire quello che Gesù ha compiuto in quella sera del Giovedì Santo, altrimenti non riusciremo a capirlo. L'istituzione dell'Eucaristia scaturisce proprio da una decisione netta di amore. Se io, che sono il Maestro e il Signore, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi l'uni agli altri. Sappiamo che nella storia ebraica il gesto del lavare i piedi era riservato agli schiavi, era riservato ai servi. Se anch'io, che sono il Maestro e il Signore, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete fare lo stesso. È qui che si fonda l'Eucaristia. L'Eucaristia, se non la vediamo abbracciata al mistero dell'amore, l'Eucaristia, se non la vediamo intrisa del mistero del servizio, resta un rito sterile. Possiamo anche fare 10 comunioni al giorno, ma è come se non facessimo niente, anzi rischiamo di fare pure un sacrilegio. Se non la celebriamo, se non la vediamo
scendendo in profondità nel mistero che celebriamo, rischiamo appunto di assistere a uno spettacolo. Poi alla fine ce ne andremo soddisfatti, forse un po' annoiati perché il prete ha parlato più del dovuto, però il Signore è passato e non ce ne siamo accorti, perché siamo tornati a casa tali e quali, o forse anche peggio di prima. Il Signore ci chiede di vivere questi giorni con il desiderio di incontrarlo. Facciamolo questo sforzo, cari fratelli e sorelle, dico facciamolo perché chi vi parla ha bisogno più di voi di farlo. Facciamo questo sforzo in questi giorni, facciamoci incontrare da Cristo, quello sguardo tenero, amorevole, bellissimo di Pietro e di Cristo. Quella sera del giovedì santo ci auguriamo che possa essere lo stesso sguardo di amore che in questi giorni il Signore possa fare con noi, uno sguardo di amore tra noi e Cristo, per vivere bene in profondità questi santi giorni. Che la Vergine Santa, colei che piange non per disperazione ma per amore, perché lei è scesa in profondità a contemplare il mistero del suo figlio, ci accompagni mano nella mano, perché il mistero pasquale possa veramente scuotere il cuore di ciascuno di noi. Amen. Amen. Fratelli e sorelle, in questa sera di raccolta intimità, nella quale Cristo ha istituito l'Eucaristia e ha dato ai Suoi discepoli il comandamento nuovo dell'amore, preghiamo per la salvezza nostra e del mondo intero. E ad ogni invocazione diciamo: Gesù, Maestro e Signore, ascoltaci. Gesù, Maestro e Signore, ascoltaci. Per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, perché il loro ministero sia un instancabile dono di amore alla Chiesa, sull'esempio di Cristo, servo obbediente fino alla morte, preghiamo. Gesù, Maestro e Signore, ascoltaci. Per la pace nel mondo, perché Cristo e Eucaristia ispiri i responsabili delle nazioni, pensieri di verità e di giustizia, vie di dialogo e di libertà, gesti di fraternità e di solidarietà, preghiamo. Gesù, Maestro e Signore, ascoltaci. Per le persone ignorate dalla società dei profitti e dei consumi, per le persone sole e abbandonate, per i poveri, perché Cristo e Eucaristia desti nelle coscienze assopite la salutare inquietudine che fluisce in azioni concrete, preghiamo. Gesù, Maestro e Signore, ascoltaci. Per noi qui riaccolti, per la cena del Signore, perché la partecipazione al suo corpo e al suo sangue ci rivesta di umiltà e di carità e ci predisponga degnamente al banchetto eterno, preghiamo. Gesù, Maestro e Signore, ascoltaci. Stamattina avremmo dovuto celebrare in cattedrale la messa crismale, la messa durante la quale il Vescovo benedice gli ogni santi, ma sapete che non è stata potuta celebrare perché entrambi i Vescovi sono con il Covid, quindi è stata posticipata poi fra 15 giorni. Ecco, vogliamo pregare perché il Signore ci aiuti a riscoprire la bellezza di appartenere a questa Santa Chiesa di Dio. Preghiamo. Gesù, Maestro, Signore, ascoltaci. E vi invito a cominciare a pregare per quello che come comunità casalvetina vivremo esattamente fra una settimana, che è quello della riapertura della Chiesa Madre, la dedicazione dell'altare della Chiesa, perché questa struttura che abbiamo sistemato, che abbiamo abbellito, che abbiamo resa
più sicura possa corrispondere con il nostro cuore, possa corrispondere con la nostra vita. Una struttura esterna bella deve corrispondere con la bellezza della nostra fede. Preghiamo. E chiediamo al Signore il dono di numerose sante vocazioni alla vita sacerdotale e alla vita religiosa. Preghiamo. Gesù, Maestro, Signore, ascoltaci. Lo chiediamo a te, o Signore, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Thank you.
tuo servo il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giovanni, l'ausiliare Cesare e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo il giorno santissimo nel quale il Signore nostro Gesù Cristo fu consegnato alla morte per noi, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli e martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone, Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosme e Damiano e tutti i santi, per i loro menti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, Signore, questa offerta che ti presentiamo noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia, nel giorno in cui il Signore nostro Gesù Cristo consegnò ai suoi discepoli il mistero del suo corpo e del suo sangue, perché lo celebrassero in sua memoria. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge degli eletti. Santifica, oh Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degna di accettarla al nostro favore in sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. In questo giorno, vigilia della sua passione, sofferta per la salvezza nostra e del mondo intero, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili, e alzando gli occhi al cielo, a te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
attenzione al cielo del Cristo, tuo Figlio e Signore nostro. Ti offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna e calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre della fede, e l'orazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, Padre, questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la benenza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, Signore, a tutti quelli che riposano in Cristo la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi della tua infinita misericordia, concedi, oh Signore, di avere parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia e Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino e Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia, Onofrio e tutti i santi, ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo, Signore nostro, tuo Dio crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane di quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Yeah.
Preghiamo, Padre Onnipotente, che nella vita terrena ci nutri alla cena del tuo Figlio, accoglici come tuoi commensali al banchetto glorioso del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Adesso porteremo in processione il Santissimo Sacramento giù nella chiesa di San Nicolò, dove è stato allestito l'altare della Reposizione. Ecco, la chiesa resterà aperta fino alla mezzanotte per l'adorazione personale, poi a mezzanotte dalla chiesa di San Nicolò cominceremo la cerca, quindi partirà dalla chiesa di San Nicolò e si concluderà alla chiesa di San Nicolò. Domani mattina la chiesa di San Nicolò sarà aperta alle 8, ci sarà la possibilità delle confessioni fino a mezzogiorno. Mezzogiorno poi sarà chiusa la chiesa e ci prepareremo alla celebrazione della liturgia, dell'azione liturgica, dell'adorazione della croce alle ore 16:30 presso Piazza Municipio. Nel frattempo saranno portate tutte le parette lì, così saremo tutti là per l'inizio della celebrazione alle 16:30. A seguire ci sarà la processione. Conclusa la processione, poi ecco, raddolorata con l'urna e le varette di San Nicolò andranno giù in chiesa mentre la Pietà rientrerà qui. Sabato Santo mattina nella chiesa di San Nicolò ancora ci sarà la possibilità delle confessioni e poi a mezzogiorno in silenzio riporteremo la dolorata qui in chiesa. Sabato pomeriggio le chiese saranno chiuse perché dobbiamo preparare per la veglia pasquale. Sabato sera alle 23 ci ritroveremo qui per la solenne veglia pasquale, la madre di tutte le veglie. Poi domenica, il giorno di Pasqua, la Santa Messa solenne alle 10:30 e poi concluderemo con il solenne canto del Regina Cieli. Ecco, viviamo, dicevo, questi santi giorni scendendo in profondità del mistero che il Signore ci chiede di celebrare. Adesso per la processione si faranno due file, cercando di mantenere quello che è giusto, la giusta distanza. Ecco, passerete avanti voi e poi dietro ci saranno i ministranti e il Santissimo Sacramento. Ci saranno i canti, ci sarà la coppola che scendendo darà il segnale del passaggio del Santissimo Sacramento. Tutto questo cerchiamo di farlo sempre con la massima, il massimo rispetto e il massimo silenzio.